Buongiorno a tutti, sono le 2:40, io sono ancora in pigiama, mi sono appena svegliato. È stata una notte incredibile perché sono tornato ieri sera dalla Lanterna Azzurra, quindi ormai sapete tutti cosa è successo, una cosa fuori di testa, e non dico altro perché la notizia la sapete. Perché faccio questo video? Faccio questo video perché c'è qualcosa che non mi quadra nella serata, o meglio. Com'è possibile? Faccio già questa domanda perché tanto ormai sapete tutto. Com'è possibile che Sferrebbasta stava per entrare nel nostro palco della Lanterna Azzurra a mezzanotte 40, poco prima, cioè nell'orario poi in cui è successo il parapiglia, e già Sfera a mezzanotte 10 era sul palco dell'AMS all'altro mondo a Rimini? Cioè com'era possibile che lui stava già suonando e doveva venire da noi? Com'è possibile che Sfera non ha mai nominato questo locale? Com'è possibile che Sfera non si è mai preso, non ha mai scritto che veniva alla Terra Azzurra, non ha mai fatto una storia anche ieri, diciamo, il giorno, al pomeriggio per dire che stasera ci diamo alla Lanterna Azzurra? Perché nella storia di Sfera che si riprende con la maschera il pavimento è completamente diverso e si vede che è il pavimento dell'AMS? Sfera, ragazzi, nessuno l'ha mai portato alla Lanterna Azzurra. È stato un evento inventato per fare cassa, hanno inventato Sfera e basta, non c'è mai stato, e quando stavano per presentarlo, uno che era chiaramente messo lì apposta, ha sparato lo spray urticante per far uscire tutti, al che loro avrebbero detto: vabbè, un coglione ha sparato, non possiamo più andare avanti con lo show, mi dispiace, purtroppo non è colpa nostra perché è stato un coglione, però non è stato così, è stato tutto organizzato perché così potevi giustificare il fatto che non c'era Sfera e basta. Quindi ragazzi ci rendiamo conto, questi hanno fatto un evento finto, ci hanno portati lì per finta a vedere uno che non c'era. E hanno calcolato male perché poi la gente c'è morta schiacciata, la gente c'è morta di crisi di panico, non so di che cazzo sono morti, la gente c'è morta e non va bene, questi devono marcire in prigione, io vi prego che questo video giri, vi prego facciamo qualcosa perché questi hanno ammazzato i bambini, io ho visto i bambini di 15 anni morti sotto al telo, ok? Stop, questa cosa non può andare avanti così che sono morti schiacciati nel parapiglia, cioè l'hanno creato loro. È tutto finto. E io, se volete, vi dimostro, io vado in tribunale e vi dimostro che ho le prove. C'ho i video della gente, cioè ci sono i video di Sfera che era già lì, c'ho tutto. Questi hanno ammazzato la gente e non va bene. Quindi veramente spero che questa cosa vada avanti. Io sono il primo a portarla avanti, quindi chiunque voglia portarla avanti con me, mi faccia sapere perché questa cosa non finisce così.